Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Thank you.
Questa danza original vieni a danzar, che la notte equatorial ti fa sognar. Ma tu raggia tra i rami un fior, le noccioline color radon. E come il sol che presto brillerà, il cuore nel mio petto brucerà, sul motivo della rumba. Vari e sogni d'amore, cui ciascun troverà tra il vestato tintinnar dei frutti d'or e l'allegro folleggiar dei maratà. Signori e signori, buonasera e bentornati a Musicando. Vi abbiamo abbandonati per qualche settimana, ma vi abbiamo lasciato con gli ascolti e invece eccoci qua. In buona compagnia, certo. Ecco qua, intanto salutiamo Maria Teresa che ciao Paolo, buonasera a tutti. E quindi eccoci qua che ritorniamo a parlare di Pippo Barzizza, quindi facciamo un secondo passaggio sul nostro grandissimo Pippo. Allora, con chi ne parliamo? Ne dobbiamo parlare con una persona che ne sa qualcosa più di noi. Un addetto ai lavori, ma più che altro uno che insomma sa il fatto suo, perché praticamente sa assorbire tutte le notizie importanti su Barzizza. E ribadisco, assorbire. Vediamo perché. Non sarà il nostro maestro rumorista? Non lo so, sentiamo. Stasera rumorista più che mai. Vediamo un po' se ci azzecchiamo, vediamo. Bambini, ecco a voi Pippo grande attore. Avete capito perché devo assorbire? Perché per chi ha gli anni nostri. Quando finirà di starnutire probabilmente capiremo che cosa farà. La prima volta che fare bla 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 bla. Ah, e vai. Bene, comunque avrete capito. Oh. Ecco. Oh, immaginate che bello, Il pubblico in delirio. Bambini e bambini, ecco a voi Pippo che eseguirà il suo numero di maggior successo, la papera. La papera, è bella. Farà di rumori questo Pippo, ma com'è? Bene, allora presentiamo l'ospite, il nostro carissimo Umberto Ippopotamo Pippo Alunni. Questo bimbo ha 8 giorni. Ti sei mai chiesta perché sta naturalmente? Ma, ragazzi,
Buonasera, buonasera, buonasera. Mannaggia, mannaggia. È una soddisfazione comunque lavorare con voi. Io devo dire che insomma via, si dà spazio, diciamo, al rispetto delle dignità, diciamo, ciascuno. Bene, bene. Verrà un giorno, come disse Fra Cristoforo. No? Certo, giusto lui lo poteva dire. Sì, no, non solo lui. Sì. Proprio il titolare della Verrà un giorno. Verrà un giorno, ecco. Sì. C'è il copyright. Il copyright. Enrique. Allora, Maria Teresa, buonasera, come stai? Buonasera, tutto bene? Buonasera maestro. Oh, sì. Che piacere sentirla, più dirla che sempre. Buonasera ai nostri radioascoltatori, ai quali chiedo venia, pazienza, perché chiaramente insomma i bagordi pasquali ci hanno... Per questo frizio che viene dagli studi del maestro... La mia è una città delle acque, quindi che il frizzare per sua natura è solo esclusivamente naturale, deriva da anidride carbonica. Svegliamo il segreto, se no dice com'è qui. Il maestro ha fatto un avanzamento tecnologico che va ancora settato un attimo, ma faremo tutto questo nella nostra tranquillità e nella nostra giovialità. Allora, diciamo che il sabato è sempre una giornata per cui va così un po' raccontato, no? Quello che si dovrebbe insomma aver fatto durante la settimana, no? Perché il sabato è il giorno che si tira un po', no, le conclusioni, perché intanto la donzelletta che viene dalla campagna, no, in sul calar del sole, insomma una cosa del genere, no? Ecco. E quindi la donzelletta non ha portato quello che doveva portare, perché non mi è arrivato ancora il pilone della casa di Paperino, ecco, questo insomma andava detto. Ma io che penso che non arriverà mai. Io un pilone te lo manderei, ma sai. Però che ci devo fare dopo? Poi ce devo fare col pilone che mi mandi? No, sistemi la casa e dopo lì. Ah, ecco, forse no, perché hai capito? Perché sai, ci stanno piloni e piloni. Lo so. No, però via. E rega in mano, no? Un mazzo di viole. E certo, detto, onde perché... siccome suole, ornate, non si appresta, di mani di festa e il petto di... Mi pare che abbiamo fatto, no? Sempre caro mi fu questo ermocolle, dobbiamo fare così, cominciamo, no? Facciamo una disquisizione poetica e ci siamo, insomma, no? All'ombra dei cipressi. No, devo dire che parlando di poesie, è una delle più belle poesie che ho imparato completamente a memoria. È una poesia di Ungaretti, che mi illumino di mezzo. E invece, caro Umberto, una volta le imparavamo le poesie e anche tante lunghe, una volta a settimana, c'era sempre la nostra poesia da imparare. Io ho qualche mese più di voi, quindi qualcuna me la so cibata, come si dice in gergo anch'io, insomma, no. E poi non era mi illumino l'immenso o si sta come gli alberi da turno, gli alberi più bove, insomma. E mi dà un sentimento. Ma quando vorremmo iniziare la trasmissione io sono sempre disponibile. Voi sei sempre disponibile pure. Visto che il maestro è disponibile, io direi che ci potresti fare. La disponibilità fa parte della mia virtù, diciamo. Ecco, pochissime, ma una di quelle è la disponibilità. Dov'era? Aspetta, la calma virtù dei forti, guarda me, chi era che lo diceva? C'era uno sketch per radio, era, mi pare. Sì, però c'era una barzelletta su questo, insomma. Ah, vabbè, ok, lo faremo verso mezzanotte, guarda, potremmo raccontare le barzellette. Va bene, allora, facci un riassunto del nostro Pippo. Sì, no, Pippo Barzizza, ci fa tanto piacere poterne riparlare, perché insomma è un bellissimo personaggio che ha dato tanto alla musica diciamo leggera, e insomma è stato anche un audace, no? Un audace perché al suo tempo insomma ha voluto innestare, diciamo, in Italia, diciamo, tutta la componente un po' americana, musica americana, un po' quella movimentata, quella che cominciava a piacere e piaceva alle genti, piaceva un po' meno al regime, che insomma non aveva grande piacere che si potesse perorare questa causa americana. Lui comunque fin da piccolo ha questa grandissima passione per la musica,
comincia a studiare ingegneria, ma poi dice ma alla fine ce ne saranno tanti ingegneri, il bonus 110 arriverà fra centinaia d'anni e quindi non sarà necessario che io studi ingegneria. Ha cominciato a studiare musica con grandissimo successo, ha iniziato a bruciare le tappe, e su questo ci ha avuto anche qualche giorno di fermo in prigione perché le tappe non si bruciano. Ecco, e sì, no, beh, sono atti vandalici, non va bene. No. E una volta fatto questo, considerate che a 17 anni lui è andato, diciamo, sulle navi, per una vita crociera, per suonare, era ligure, quindi insomma aveva la possibilità di poter salpare, e per motivi ovviamente di età era considerato più come ospite che non come, come lavoratore. Ritorna con un successo, va in America, si forma, fa un bellissimo, forma una bellissima band, la Blue Star, che insomma ebbero un successo della miseria, e una, diciamo, delle caratteristiche di questa band era proprio il fatto che ciascuno dei componenti dovesse suonare minimo 3-4 strumenti, quindi questa era un po' la il driver al quale ci si ispirava. Quindi insomma stiamo parlando di professionisti veramente, veramente importanti. Poi ritorno in Italia, viene osservato perché insomma direttore d'orchestra mica da poco, e diciamo, no, nel 36 no, comincia come dice, a lavorare, ad essere avvicinato da Leyer, e con una proposta, diciamo, di poter dirigere l'orchestra eccetera. Quindi questa, diciamo, è un po' la storia, diciamo, di un personaggio che fa della musica non tanto e non solo la sua passione, ma la sua virtù, la sua missione, come tanti altri musicisti. Ma questo in particolare, diciamo, portandosi dietro una dote professionale impressionante, oltre, diciamo, ad un valore artistico non di poco conto. E adesso magari possiamo provare ad andare avanti, no? Facciamo prima un appunto musicale, no? Perché hai parlato dell'orchestra, quindi l'orchestra eccetera, insomma, però una delle cose su cui Barzizza è stato, viene ricordato, è a parte il fatto che gli orchestrali devono conoscere almeno 3 strumenti. Ma lui infatti li conosceva, ha studiato il violino, sì, il pianoforte, la fisarmonica, sì, il sax, la batteria, ma poi ha studiato composizione, orchestrazione. Esatto. Cioè non è che sei improvvisato strumentista, esatto, polistrumentista, insomma. E oltretutto, anche come si ricorda, no, per esempio, ne abbiamo già parlato tanto tempo fa, perché quando abbiamo fatto Glenn Miller, no? Glenn Miller si ricorda per il famoso suono che lui cercava, no? Famoso nell'orchestra. Barzizza invece è famoso perché ricercava più che altro dei piani sonori. Infatti le sue orchestre erano molto numerose, e addirittura le disponeva in modo tale che il suono arrivasse con una certa, diciamo, quantità sonora a lui, diciamo, congeniale. E devo dire che anche se l'ascolto dei brani che faremo, che abbiamo fatto anche nella scorsa puntata, non ce lo fa capire in maniera precisa, ma le cronache di chi lo ha ascoltato dal vivo lo riportano ovviamente come un suono molto particolare e molto avvolgente, proprio per questa sua caratteristica che ricercava nei suoi orchestrali e come disponeva l'orchestra. Poi pensa anche un altro aspetto, come giustamente diceva Maria Teresa, che lui non solo, diciamo, conosceva gli strumenti, ma li sapeva anche suonare. Sì, sì. No, ragazza, era una stupidaggine, ovviamente. E quindi, vabbè. Vada pure. Era... No, che diceva, conosce di sé, che cos'è questo? Il violino, perfetto. Quella è la chitarra. Ma io ci sono pure cascato, no, capito? Cioè, no, non solo conosceva gli strumenti, quindi, poi gli dava anche il nome. Piacere, Stradivari. Una scorza. Tant'è che era un po' pelato, sì, perché prima ci azzeccava, poi dopo piano dopo ci ha azzeccato, capito, più tardi, solamente quando non riconosceva il pianoforte era un problema, perché... sì, glielo tiravano addosso. Allora, abbiamo parlato di Glenn Miller, ho accennato Glenn Miller, vogliamo sentire Barzizza che dirige l'orchestra eccetera e che suona in The Mood?
Interessante. Ascoltiamolo. Bellissimo. Mamma mia. Allora Maria Teresa, abbiamo sentito che questa con l'orchestra eccetera. Lo so, ma Glenn Miller, ragazzi miei, Glenn Miller, ci fosse Pippo Bazzizza, quello che vi pare, ma Glenn Miller è Glenn Miller. Quindi vediamo un po' perché dirige questa orchestra. Quindi nel 1936 Leyer gli fa questa bellissima proposta, d'altronde è un uomo particolarmente capace, e gli propone proprio di dirigere a Torino l'orchestra, eccetera. Il compenso non è particolarmente elevato, ma sicuramente di grande soddisfazione, che comprende anche incisioni per la casa discografica, eccetera. E a un certo punto Pippo pensa di non accettare l'offerta. Però vuole così parlarne con questo suo amico consigliere, l'ingegner Glenshaw, che era direttore della Columbia e appunto suo amico. Questo lo convince ad accettare, giustamente, avendo capito che dietro questa offerta c'è per Pippo Bazzizza una grande opportunità. E quindi Pippo firma il contratto e si trasferisce a Torino con tutta la famiglia.
Torino che ritorna, spesso già. Ritorna, vero? C'è questa cosa anche quando abbiamo parlato di Prato, no? A Torino. Beh, c'era la sede di lei, la sede e Torino, inizia Roma, questa quindi... grande, questo bellissimo periodo, fortunatissimo periodo per Pippo Barzizza, che comunque è giovanissimo, ha 34 anni. La cosa brutta purtroppo che lui è entrato nel 36, abbiamo detto, a dirigere l'orchestra eccetera, e ha fatto una grandissima produzione, no? anche discografica, e tutte le schede sono andate purtroppo perse durante il periodo bellico, e questa è una cosa che ci dispiace molto, perché era veramente la storia, no? di quel periodo, e quindi è veramente un gran peccato, anche se adesso ho visto, girando un po' per la rete, che ci sono delle pagine, no? Proprio dedicate a lui, ed è molto, sono molto ben fatte, devo dire, dove ci sono tante riproposizioni, no? delle sue composizioni e delle sue canzoni, no, Umberto? Beh, sì, era un personaggio veramente significativo. Purtroppo il tempo, eventi così negativi come potrebbe essere una guerra, come può essere l'alluvione di Firenze, purtroppo in alcuni casi, diciamo, riescono a distruggere un pezzo di storia, no? Perché come ci ricordiamo quando parlammo di Grillo Canterino a Firenze, no? Che l'alluvione del 4 novembre del 66 veramente mise veramente in ginocchio tante persone, insomma. Ci sono stati problemi agli Uffizi, figuriamoci, negli studi della RAI, insomma, no? Però devo dire che, insomma, la memoria, diciamo, di Pippo Barzizza non è andata assolutamente distrutta, perché lui fece tante di quelle, diciamo, attività, fu talmente operoso che, insomma, rimane tantissima produzione. Non dimentichiamo che in questo tipo di situazione, cioè, quando ci si eleva un po', no, sul podio delle persone importanti, si suscitano una serie di epoca, insomma, una serie di invidie, una serie di difficoltà che derivano proprio dal fatto di essere un personaggio. E uno degli elementi, devo dire, più significativi e più importanti che appartengono un po' a Barzizza, è il suo rapporto con Angelini, con Cinico Angelini, sul quale si è tanto romanzato, e magari, ecco, c'è stata sicuramente anche una certa verve in questo, no? un certo sugo, perché poi, diciamoci chiaramente, questi erano due professionisti veramente in gamba, ognuno dei quali aveva le sue peculiarità, le sue caratteristiche. Nei tempi, diciamo, d'oro venivano considerati coppie e battere della musica, no? Che era una cosa simpatica, però, come fu detto in varie occasioni, guardate, coppie e battere competono, nel senso, hanno una strada, un percorso, e uno dei due deve vincere. Barzizza e Angelini viaggiano su due terreni completamente separati, su due livelli completamente diversi, no? E magari forse a fronte di questa rivalità, che poteva essere una rivalità professionale, c'era comunque una solida amicizia, ognuno faceva del suo. Abbiamo parlato di Angelini, e quindi non ne riparliamo, ma continuando a parlare di Barzizza, diciamo, possiamo dare ai nostri ascoltatori l'idea, la sensazione che veramente, diciamo, il loro livello, la loro preparazione, le loro aspettative musicali fossero completamente diverse. Quindi ci piace immaginare che la montatura, la storia dietro la quale si celano tutte queste vicende sia veramente una montatura, un discorso di fantasia, che comunque non lede, non scalfisce assolutamente la portata artistica dei due, ognuno dei quali ha avuto da raccontare e continua a raccontare quello che ha ritenuto opportuno. Sì, qui diciamo che poi, no, c'è stata anche una... quello che dicevamo, che dicevi adesso, no? Un po' i fan barziziani o angeliniani, no? Anche perché il tipo di musica che faceva Barzizza era un po' diverso, no? Da quello di Angelini, perché lui era molto più giovanile e anche molto più verso il discorso americano, no? Verso lo stile americano. Infatti il regime fascista
chiudeva un po' un occhio, anche se no, non era molto contento di questo, di questa influenza. E di queste cose si ricorda la sigla di apertura e di chiusura del programma, di un programma che si chiama Marilena, che è composta proprio, arrangiata da Pippo Barzizza nel 1936. Orca miseria, ce la dovrei avere. Ma Mannaggia, tu guarda quando è il che caso? che caso, eh? Andiamo a sentire, oh, Marilena. Ah, una cosa, solo una cosa. Aspetta. Vai, di. No, era così un'impressione. Quando dicevi che il regime chiudeva un occhio, non era ovviamente con uno sganzone, chiudeva un occhio nel No, senso con che. la benda. Ah, Ciao, che fermare con la musica e di ti ho pure interrotto, e ti ho pure interrotto. gli imponeva le traduzioni dei titoli in italiano, insomma, quindi proprio un occhio. Beh, insomma, andiamo a sentire Marilena. Si può? Lo so, grazie. Molto bella questa sigla che compose Barzizza, veramente molto interessante. Però, qui stiamo parlando di un musicista veramente, come si dice, dalle parti nostre con i controcavoli. Immaginate che ha scritto un trattato, scrisse un trattato sull'orchestrazione moderna nella musica leggera, perché lui era un grande arrangiatore, un grande conoscitore della musica e quindi dell'orchestrazione. C'è un bellissimo trattato che ho sotto gli occhi, grazie ad Umberto, che è praticamente in 122 pagine, si chiama proprio il Barzizza perché viene chiamato proprio così, va a declinare l'organico orchestrale, quindi con precisione divide la parte degli archi, degli strumentini o legni, dice, o sassofoni, ottoni e ritmi. Cioè molto bene, bella la scissione che fa all'interno degli archi, per esempio, dove se tu vai in un'orchestra,
diciamo classica, vai a trovare violini, viole, violoncelli, contrabbasso, per esempio il contrabbasso lui non lo considera un arco, ma lo considera un ritmo, va nella sezione dei ritmi, perché nella musica leggera il contrabbasso, facendo proprio la parte di basso, va a scandire il ritmo del brano musicale. Ci sono... perché non è suonato con l'archetto, certo, ma pizzicato. Infatti pizzicato. E quindi è normale che si crea il che ritmo. Sia il ritmo, esatto. Poi c'è tutto un discorso proprio su, a parte sul il range degli strumenti, certo. Quindi, e poi le varie chiavi con cui vengono lette, e fa anche un discorso sui ritmi. Cioè, è spiegato molto bene, ci sono addirittura le tabelle delle strappate. Le strappate, per chi conosce un po' di musica, sono, diciamo, le strappate che si fanno con gli archi, violino, viola, violoncello. Uno se ne accorge anche dal gesto dell'esecutore, che sembra proprio che strappa le corde con l'archetto. Ed è molto molto interessante, devo dire che è anche molto ben approfondito. Non è un trattato così... è proprio per addetti ai lavori, quindi chiunque direttore d'orchestra, arrangiatore, prende in mano questo trattato, riesce veramente a comprendere il suo stile, il suo modo di pensare la musica, e anche prenderne spunto sicuramente. Questo è un aspetto particolarmente, diciamo, importante secondo me, perché in più di un'occasione, poi magari avremo modo di parlarne anche quando parleremo di radiogrammi, no? andando avanti, ogni tanto ci deve essere qualcuno che magari svolge il ruolo di ingegnere in un mondo di artisti. No? Sì, e sì. Questo non significa ovviamente rubare il podio a qualcuno, oppure magari usurpare un ruolo o roba del genere, però secondo me è molto importante. Io non ho... senza scherzi, ma non ho la vostra competenza, e vi stavo veramente ascoltando, ma da quelle quattro parole che avete detto, indubbiamente ho capito, no, quello che, insomma, la vostra volontà, cioè il fatto di dire pizzicato, accompagnamento, musica leggera, cioè veramente sono aspetti interessantissimi che credo, insomma, no, ogni tanto ci sia bisogno che qualcuno ne parli e lo dica, perché, insomma, il mondo degli artisti credo che possa e debba lasciare spazio a queste sorti di, chiamiamole ingegnerie, no? Ma chiamiamole come vogliamo, no? Sono dei punti fermi, delle basi, dalle quali si parte per poi ovviamente con l'estero, diciamo, no? Fare qualcosa di meraviglioso e di bello e di unico. Però ogni tanto una sistematizzazione, diciamo, no? Di quello che si è nel frattempo ricercato, fino a farla diventare una sorta di regola, è un aspetto meraviglioso, molto molto che sento molto proprio, lo dico sinceramente. Sì. Poi, andando avanti, diciamo, no, ci potremmo raccontare, come dicevo, nei radiodrammi, tanti autori che hanno scritto, hanno proposto, senza obbligo, come del resto l'ha fatto Barzizza, come si dovrebbe fare questo, in che modo si dovrebbe approcciare nello sviluppo, diciamo, di questa espressione artistica. E quindi, insomma, è una bella cosa. Complimenti a Barzizza, e insomma, veramente. Se questo testo è arrivato fino a noi e ha creato stupore a me, vi posso assicurare che, insomma, sì, è bello, è fatto molto molto bene. Sì. Vediamo se ti ricordi questa cosa che ti faccio sentire adesso, va. Don Artù, è vero che questa è la migliore commedia di Scarpetta? Donna Margherita, ogni volta che Don Edoardo Scarpetta scrive una commedia, dicono che è sempre la migliore. E siccome questa è l'ultima... E gli attori, li conoscete? Ma qui c'è il programma, leggete, è scritto qui. Thank you.
qui e vediamo di divertirci. Donna Margherita, statevi zitta che stanno per cominciare. Questo serve per introdurre un altro argomento. Questo era i titoli di testa, no? Di Miseria e Nobiltà. Bellissimo. Perché, film. Barzizza si è dedicato anche a, a scrivere musica per i film. Quindi Miseria e Nobiltà, Fife e Arena, Un turco napoletano, Le sei mogli di Barba Blu. Dico, insomma, ce n'è, eh? Beh, insomma, a lui è stato particolarmente bravo, bisogna dire che insomma ha messo le mani su vari fronti. Ah, un aspetto particolare che volevo così sottolineare, che in questo periodo, stiamo parlando siamo i primi anni del 40, no? Sì. La sede del Lei a Reggio Torino va a fuoco per un bombardamento. E quindi tutta l'orchestra viene temporaneamente trasferita a Firenze, ritorna un po' giù, e praticamente diciamo in questo contesto va in onda per circa un anno, poi ritorna su a Torino con una parte diciamo degli orchestrali. Però ecco, come tornando un po' al discorso che faceva Paolo, insomma ha avuto il tempo per poter fare tantissime cose, tante belle cose, e poi ecco nel 51 arriva il trasferimento a Roma, perché no? L'orchestra diciamo di Cetra viene sciolta e gli viene data diciamo un'orchestra moderna, un organico di 50 elementi, quello che magari forse preferiva un po' di più, credo. Non ti pare, Paolo? Assolutamente sì, e qui ci sono anche delle vengono ricordate, no? Anche delle sue performance, perché praticamente lui comincia a scrivere anche delle sigle, no? Per le trasmissioni, no? Quindi certo. Dove poi quindi incrocia diciamo grandi personaggi, no? Uno fra questi Corrado, chi non ricorda Corrado? Esatto, quindi ce ne stanno tanti. Poi dopo pensate che ha lavorato per lui anche Ennio Morricone. Quindi un personaggione, no? Poi c'era anche, basti pensare che nel 55 lui compone, arrangia le musiche di Valentina, che era una commedia musicale di un altro grande, Marcello Marchesi. Stiamo parlando diciamo di una persona che poi, devo dire, lui era girato un po' l'Italia, però insomma a Liguria, a Sanremo, ce l'aveva sempre un po' nel cuore, non ha avuto mai la possibilità, diciamo, la voglia diciamo di abbandonare. Assolutamente. Allora, se sei d'accordo, anche perché il tempo diciamo è un po' tiranno, io farei ascoltare un altro brano cantato da Rabagliati, Sera, di Pippo Barzizza. Andiamo ad ascoltarlo. Thank you.
desiderio d'oblio, dire pian piano un addio e andare col vento andare allo spuntare d'ogni stella. Nasce in terra un sogno d'or, forse l'anima sorella in quel sogno trova il cuor. Quando la sera discende ed il suo velo distende, tutto l'incanto mi prende Bene, eccoci qua. Allora, andiamo ad avvicinarci, insomma, no, a, diciamo al 1960, no, Maria sì, Teresa? Il 1960 è per Barzizza un anno sicuramente interessante, perché cura la parte musicale di questo programma, che secondo a sua detta è il migliore programma a cui abbia partecipato, il Gran Galà. Purtroppo però in questo periodo vede la morte di alcune sue persone, insomma, da un amatissimo amico a un incidente in cui muore invece il marito della figlia Isa, Carlo Alberto Chiesa. È molto provato dal dolore, dalla fatica, e purtroppo è colpito da un infarto che interrompe la sua eccezionale e fortunatissima carriera. Quindi sono anni un po' difficili, dal 60 al 94. Pippo lì trascorrerà Sanremo con la sua tatina, con sua moglie. I primi tempi sono abbastanza difficili, anche perché è incerta questa sua ripresa fisica e la paura di dover vivere come un invalido, insomma, lo colpisce molto. Purtroppo Pippo Barzizza morirà prima di compiere 92 anni, esattamente a Sanremo, il 4 aprile del 1994. Bene, allora io direi intanto di far sentire una canzone cantata da Isa, la figlia più grande. Sì, esatto, e canta Domani, che è la composizione più amata, la prediletta di Pippo Barzizza. Andiamo ad ascoltarla prima di chiudere con Umberto, in maniera un pochino più allegra di come ci stiamo mettendo adesso. Insomma, lasciare sempre a me le cose tristi da dire. Vorrei vedere le cose tristi da dire, no, a clavi, no, Umberto? Assolutamente, anche perché insomma, una persona seria ci vuole a questo mondo. Beh, infatti una, però, basta. Sì. Andiamo a sentire, stavo per far partire un'altra cosa, va bene, andiamo a sentire Domani. Canta Isa Barzizza. Com'è adesso? Primo convegno d'amore. Era delizioso aspettare, ma erano lente le ore, erano troppo lente a passare. Perciò, nell'attesa, mi era dolce sognare. Lo rivedrò
bacerò, serrarlo tra le mie braccia potrò. Domani mormorò trepidando, sì, domani, e sento battere il cuore nell'ansia di una soave promessa d'amore. Domani domani tu da tu da sento battere il cuore nell'ansia di una soave promessa. 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 Diciamo che, ecco, Umberto mi chiedeva, ma adesso, sì, perché se la facciamo sì domani, non la sentiamo mai, perché adesso, domani, adesso, domani, allora dico, senti, anticipiamola. Facciamola, via, perché poi domani che abbiamo da fare. Domani abbiamo da fare, domani, yuhu. bella, bella, dai, una bella canzone. Bella canzone, sì. Un po' da piano bar, devo dire, sì, un po' diverso, diciamo, dallo spirito del padre. Assolutamente sì. Infatti, assolutamente sì, con questo Hammond sotto un pochino troppo moderno, che forse non era nell'intenzione del papà, però vabbè. È stata un po', è stata riletta, dobbiamo rifarla io e te e facciamo l'orchestrazione nuova, capito? Gli diamo nuova vita. Avrei un'idea, lo sai quando lo faremo? Domani. Beh, giustamente, hai ragione, domani facciamo, domani, esatto. Maria, domani, domani facciamo questa cosa, ecco. Allora. Per finire un vogliamo allegria, una cosa, no, sì, una cosa simpatica, perché poi insomma tu hai lambito, diciamo, in questa fase hai lambito, diciamo, un po' la famiglia, no? Isa, diciamo, in qualche modo si è dedicata, diciamo, un po' alla carriera artistica. Il figlio, l'altro figlio più piccolo, Renzo, no, e ecco, dobbiamo ricordare la moglie Tatina, che è una bellissima signora, che è stata sempre vicino, diciamo, e probabilmente è stata anche una colonna portante, diciamo, no, nella serenità professionale del maestro Barzizza, perché insomma bisogna sempre dire e riconoscere che, come succede per Paolo, accanto a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Beh, certo, bisogna riconoscerlo. Allora, facciamo una cosa. Abbiamo parlato di Isa, e per una questione di parità di genere parliamo anche di Renzo, no? L'altro figlio, che in maniera simpatica, diciamo, non tanto tempo fa, ha simulato un'intervista con utilizzando ovviamente la conoscenza che il figlio aveva del padre, no? È stata, diciamo, pubblicata una intervista simpatica. Magari Paolo, se ti fa piacere, possiamo così raccontarne qualche pezzetto. Sì, Renzo, allora, simulava Barzizza, e certo, cercava di rispondere come avrebbe potuto rispondere il padre.
Allora, io ti faccio le domande. E tu fai Renzo. Scusa, scusa. A patto che tu fai Lucia, però. Sì, certo, però qua c'è Fra Cristoforo qua vicino che fa Maria Teresa, la monaca di Monza, non piace al trio. Vai, vai, fa pure, dai. Renzo, chi era papà Pippo Barzizza? Bene, allora, era un personaggio speciale, anche per la simpatia. Nel periodo prebellico potei godere meno del suo tempo, quando diventa grande, ormai era travolto dalla quantità di lavoro che lo impegnava tra Torino e Roma. Ma questo non mi ha mai impedito di viverlo con ammirazione e anche divertimento. Pippo Barzizza amava la musica e credo che il suo principale privilegio fosse quello di essere rimasto un adolescente di estremo talento. Aveva una curiosità, un interesse per ciò che faceva e altresì una velocità di pensiero impressionante. La musica era il suo mondo. Era un fuori classe assoluto. Come si rapportava? Ah, ma allora hai sempre detto. Ha detto 2-2, mi ho detto. Ah, 2-2. Scusa. Andavo nelle coppe, va bene. 2-2, ecco. Come si rapportava con l'orchestra? Era comprensivo, ma severo. E di una padronanza incredibile, di quelle che appartengono solo a chi può rivoluzionare il pensiero. Con il suo carisma sapeva tenere in puglio l'orchestra con estrema facilità, facendosi rispettare e rispettando i musicisti. Adesso te ne faccio una io. Non me la fa difficile. No, aspetta, adesso girando solo pagina, quindi insomma non ti faccio fare troppo strano. Dirigere un'orchestra era più una passione o un lavoro per lui? Per lui era sicuramente un'emozione continua. Non amava la musica facile. Fece Paquito Lindo, che vendette 270.000 dischi, ma ripeteva che fosse un brano pieno di luoghi comuni. Lo aveva composto in mezz'ora perché serviva un tango da far ballare a Totò. La sua musica suono Domani, Sera, la canzone del boscaiolo e poi Un'ora sola ti vorrei, l'unico standard internazionale che scrisse, ma mai davvero riconosciuto perché non la firmò e a volte se ne pentì. Ma senti, c'è un problema sul mixer, ti fa una voce da intranese. Quindi... Scusa, io mi sto immedesimando, recito. Ah, no, 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 beh, no, non mi risulta che Renzo fosse un intranese, ma detto però, ecco, che ne sai? Credo che sia un problema del mixer. Vabbè, il mixer, però. Allora, chi gli piaceva, questo è bello, chi gli piaceva fra i cantautori? All'epoca più moderni, all'epoca ovviamente stiamo parlando degli anni 60, certo. 70, 80, insomma, no? Quando sempre, sì, vedi l'entrenese? Quando sentì in anteprima i capelloni, aveva capito che da lì partiva una rivoluzione e lo sapeva fare di tutti gli artisti. Per esempio, adorava Dalla, apprezzava Battisti, Zero, De André come cantore più che come musicista. Capiva cose di cui io non comprendevo immediatamente la portata. Bene. Hai visto? Ah, oh, che bello. Che bello, Candy, che bello. Queste due puntate su Barzizza ci hanno fatto conoscere un personaggio veramente importante, no, Maria Teresa? È vero, è vero. Questa è una cosa simpatica, dice, quando sentì in anteprima i capilloni aveva capito che non era il suo tempo. Meno male che ci ho guardato bene perché stavo per scrivere a leggi i cappelloni, come mo che so. Stavo proprio, ero proprio andato. Quindi, i cappelletti. I cappelletti, c'ho fame, infatti, in effetti c'ho fame. Bene, oh, bene. Allora, c'è una persona in diretta che ci sta ascoltando, che ci fa i complimenti, ha detto che l'intervista poi è stata una sciccheria. E quindi... Una quicca, sì. No, una chicca, una quicca. Una quiche Lorraine. Visto che ho fame, scusa. Vai. Allora, siamo arrivati al termine e io andrei a chiudere con la canzone che Paolo Renzo ha detto adesso, perché era la sua canzone ed era praticamente Un'ora sola ti vorrei, capito? E quindi che la canta Fedora Mingarelli. Ma prima di sentirla, salutiamo Maria Teresa. Un grande saluto a voi e ai nostri radioascoltatori. Ciao Umberto, ciao Paolo.
adesso ciao. Mi saluto da solo. Ciao Paolo, ciao, e lascio Umberto alla conclusione. Ti è. Allora, un caro saluto ai miei piacevolissimi compagni di viaggio. Ciao Maria Teresa, ciao Paolo. Ciao Umberto. Ciao, un saluto ciao, ai nostri ascoltatori, e ricordiamo che Musicando per noi è una trasmissione importante. Ci teniamo tantissimo, ci dà quella leggerezza, insomma, non vuole essere ovviamente mai banale, ma insomma sabato pomeriggio abbiamo bisogno di essere leggeri un po' tutti quanti. Abbiamo in canna altri maestri, altri diciamo autori. Ve li riproporremo, partiremo dalla settimana prossima, magari fra 15 giorni. Stiamo preparando, diciamo, ce ne sono altri che insieme a Cinico Angelini, a Pippo Barzizza, hanno fatto la storia, diciamo, della musica leggera, e quindi insieme con leggerezza proporremo la musica. Proporremo con leggerezza la musica e la musica leggera. Vabbè. Sono incantata, e allora prima che te scarti, devo leggere un messaggio che è arrivato da una nostra ascoltatrice in diretta, che dice: salutate Maria Teresa, Porella in mezzo a voi. Ecco, vabbè. È sempre chi disprezza compra, chi disprezza compra. E quindi ti manca un pezzo, però. Quello che devo dire, mannaggia, poi mi dai i cicchetti per tutta la settimana. Esatto. Al piacere della prossima puntata. Occasione. Te sbagli sempre. Non vuoi mica dirmi quello che devo dire, ho mandato io questa. Ascoltiamo e poi ci salutiamo per la. Arrivederci per il prossimo appuntamento con Musicando. Buona ciao. Tenere. Desidera.